Si apre finalmente il cantiere per la realizzazione dei nuovi 6 posti di terapia intensiva all'ospedale dell'Aquila, grazie all'intervento del privato che ha messo a disposizione una somma importante per il potenziamento della terapia intensiva. Già da tempo l'ASL 1, Fondazione Carispa, Cancer, Aquila per la Vita e Associazione Vado avevano firmato la convenzione per l'avvio di questo importante intervento che ora vede la luce. L'intervento, dal costo di circa 700.000 euro, è gestito direttamente dagli enti finanziatori riuniti in un comitato di garanzia con la Fondazione Carispa capofila. Una parte importante del finanziamento è frutto di donazioni di singoli cittadini, circa 400, che hanno risposto all'appello delle associazioni. La restante parte della somma è stata erogata dalla Fondazione e dall'ANCE dell'Aquila. I nuovi 6 posti, 4 completamente nuovi e 2 che saranno ristrutturati, sono ad alto contenuto tecnologico e l'intervento ha una sua autonomia funzionale e rientra nel quadro generale della ristrutturazione della terapia intensiva nel presidio ospedaliero aquilano. Arriveremo dopo questi lavori a 16 posti dagli 8 che erano, quindi andremo a raddoppiare l'offerta di assistenza per la terapia intensiva generale. Ma la cosa bella è che noi alla fine di questi lavori avremo anche una terapia intensiva modulare con 3 moduli diversi che potranno essere utilizzati per malati diversi, quindi anche per il Covid, uno di questi moduli da 6, ma laddove, come speriamo, non ci sia necessità per pazienti Covid, anche per pazienti che hanno altre problematiche da terapia intensiva, ovviamente. Un intervento realizzato sotto la supervisione del Comitato di Garanzia dei Finanziatori, al quale partecipa l'Associazione del Tribunale per i Diritti del Malato dell'Aquila. Una bella sinergia tra il pubblico e il privato, ha ricordato il manager dell'ASL, Roberto Testa. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni e il rettore dell'Ateneo, Edoardo Alesse. Pochi giorni fa l'ultimo paziente trasferito, il G8 però rimane aperto, ma è un momento in cui la situazione si va normalizzando, professore. È una situazione che speriamo rimanga tranquilla, però è una situazione che comunque non ci deve portare a chiudere le porte dei posti letto appunto per i pazienti Covid, perché sappiamo bene che è un virus che può darci delle sorprese. Motivo per cui il G8 di fatto è in stand-by dal punto di vista tecnologico, non c'è personale, non abbiamo messo personale perché ci serve per ripartire con le sale operatorie, quindi siamo già ripartiti con le sale operatorie implementando l'attività e questo mi fa molto piacere, però la struttura è pronta laddove dovesse essere necessario.